Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, eccoci qui. Si parte oggi, sono le 5-3 minuti, sono più puntuale di come non lo sono mai stato nella vita. Quindi io sono Matty Mars e partiamo oggi con VR Billions perché è un gioco che ho comprato da 2-3 giorni. E lo voglio portare avanti perché mi piace veramente. Abbiamo già fatto una live qua su Twitch e oggi facciamo la seconda live su questo gioco. Quindi, continuiamo su dove avevamo lasciato. Andiamo. Lol. Sì. Quinti. Ma ragazzi, tutto bene? Allora, pausa, ci siamo già, ok. Facciamo un po' il punto della situation perché la memoria, oltre che essere la mente è instabile, ma la memoria è labile. Quindi, qui manca ragazzi, vedo già delle robe che non mi piacciono. Con calma, perché? Io non capisco sta mania di non farmi finire le cose, perché c'è questo qua vicino. Giochiamocela con calma, ragazzi, non facciamoci prendere dalla fretta di fare le cose. Anche qui non mi fa mettere niente, questa cosa la devo risolvere perché poi mi stuprano per queste cavolate. Vabbè, è inutile, però tante volte, le volte ci fosse lo zombie stupido che tenta di sfondare qui e non subito qui. Allora, la caserma ce l'abbiamo. Ragazzi, non vi sto a spiegare il gioco perché se avete visto la live, poi comunque è abbastanza conosciuto questo gioco perché vedo che comunque è un gioco che piace in generale. Comunque praticamente dobbiamo difenderci dai bilioni di zombie. Poi tanto se non lo conoscete, piano piano guardando la live capirete. Ma questo è il Wood Workshop, in realtà ci serve per studiare le nuove strutture con l'oro. Stone Workshop, questa praticamente è la versione di questa però per la pietra che ci serve, ci è rimasto nel mercato che possiamo comprare e vendere oggetti. Quindi facciamo, mamma mia quanto mi è costato. Qui abbiamo l'oro, qui abbiamo la legna, qui il legno come si preferisce, abbiamo lo stone e l'iron. Poi abbiamo il petrolio, però ancora non abbiamo ancora diciamo succhiato niente, perché sono questi qua praticamente le pozze di petrolio, però ancora non abbiamo le strutture adatte. Poi abbiamo il workers che è zero addirittura. Poi abbiamo il food producer 57 che è estremamente legato agli workers. In totale abbiamo 192 colonist e ci abbiamo 7 di energia, quindi dobbiamo assolutamente fare o nuove case per i lavoratori o ampliare quelle che abbiamo già. Queste sono già ampliate. Vediamo un po' se c'è qualche capannetta a giro. Sì. Allora, per ampliare il cottage bisogna fare la ricerca e food 4, energy 2, wood 12, gold 90. Ok. Qui purtroppo non passano. Non passano perché c'è forse questa nel mezzo. Quindi io volendo potrei fare una roba del genere senza che succeda il completo disastro. Metterla anche qua. Non credo di fare un delitto. Giusto? Almeno così dovrebbero passare, qui ci dovrebbero passare, perché se no ragazzi mi fanno tutto il giro. Lei mi fa il giro? Sì, perché mi fa il giro? Vabbè, fa il giro.
freddo. Mi strozza. Allora. Io non... vabbè. Pausa. Qui ragazzi, la pausa in questo gioco è una delle cose più importanti, perché... ah, le trappe le avevo studiate allora. Però per il momento i nostri confini sono questi. Questi qua, questo è un bel paese che abbiamo conquistato, non c'erano neanche tanti zombie, solamente che tutto il terreno è arido. E questi qui in basso. Questo terreno mi interessa perché è fertile, ci possiamo fare le fattorie. Qui lo voglio sistemare prima di metterci le trappole. Qua non ce ne va una, ragazzi. Bene, cioè. Facciamo così. Si rallentano anche loro quando ci passano sopra, però. Quanto mi costa poi? Uno? Una trappola? 3 food gold 30. Però pensavo solo il legno, sono trappole di legno perché mi devi usare l'oro. Va bene. Allora, lei è arrivato qua. Ce la fa? No, fa il giro. Maledizione. Devo levare una casa per forza. Perché se mi fa il giro nel momento sbagliato, devo levare una casa. Via. Cioè, secondo me ci poteva passare benissimo, però. A ripausa. Vai, mettiamo questo cottage. E credo che li abbiamo aumentati tutti. Upgradato tutti. Sì. E la cosa non è buona, perché... che tutto è spento, che è successo? Perché ho spostato questo, si è spento tutto. Oddio, allora rileviamo. Come odio fa ste cose. Da qua, da qui. Perfetto, è il suo. Adesso, se io ti dico vai, vammi qua. Cioè, vammi qui. Ci passi, giusto? Attenzione ragazzi a fare queste cose che sto facendo io, a levare praticamente i Tesla e a metterli, perché qui è tutto scoperto adesso. Se viene un assalto qualcosa è più facile che ci fregano che... quindi occhio, sto facendo delle cose non buone. Allora intanto aumentiamo altri cottage, mettiamoli subito. Allora, io direi qui si potrebbero mettere qua, aspettiamo un attimo l'elettricità, però qua è buono per i pescatori, che praticamente ci danno il cibo, quindi io direi prima aspettiamo un secondo. Aspettiamo la torretta. E poi devo fare... ok, perfetto. Anche se adesso cibo ne abbiamo, però io voglio controllare una cosa. Perché qua vedete che comunque il verde è lo spazio che occupa una... praticamente questa struttura dei pescatori, quindi qui due non me ne farebbe mettere, perché uno andrebbe al massimo volendo anche qua, e una sì. Se due c'entrano, una però agli estremi. Qui ci dà food 18. Vediamo un po' dov'è che ci dà più food. Qui però non ce lo dà. Perché? C'è qualcosa che mi annoia, forse il ferro. Va bene, comunque qui il miglior food è qua, 18. E vuole due lavoratori? Vabbè, non li mettiamo. Quindi, dato che noi tutti gli altri lati non possiamo mettere niente, possiamo metterci anche delle case. Tanto se io esempio volessi mettere un altro, vedete, io qua non lo posso mettere perché questo è lo spazio che occupa, posso andare solamente da qui in poi, ma in realtà non me lo fa. Ecco qua, vabbè, me l'aveva segnato. Niente. Ecco qua, l'unico posto accettabile. Quindi io da... diciamo, ho un po' di spazio qui per mettere i cottage senza influire, diciamo, su queste strutture qua.
No, ma perché questi? Non voglio questi. Voglio già quelli avanzati. È uno solo, come uno solo. Scusa. Perché uno solo? Scusate, mi conviene metterli questi tre e poi fare l'upgrade dopo. Sì, così me ne fa mettere tre, diversamente me ne fa mettere uno. Allora, le Great Ballista praticamente sono delle torrette, non sono le più efficaci del gioco, però come inizio non sono male, perché praticamente sì, no, prima di questi ci sono delle torrette che sono abbastanza inutili. Possiamo fare delle torrette che sono queste, le Wood Tower, e il problema, cioè ci possiamo mettere sopra quattro soldati, però servono e non servono. Diciamo servono perché queste occupano, le baliste occupano 4, intanto qui si stanno avvicinando e le torrette occupano praticamente uno di spazio, quindi sono un pochino meglio. Qui abbiamo un po' di gente, però non è moltissima. Ora fa un po' di polizia qua che non mi fa mettere i paletti. Abbiamo già avuto due ondate, il giorno 20 la prima e il giorno 30 la seconda, se non mi sbaglio. Turns out, Oh, the colony needs a mayor. un nuovo sindaco, livello 2. Possiamo dare come bonus, ci può dare o due baliste o la Advanced Mill. L'Advanced Mill è buona, perché ci dà praticamente l'energia. Ora non mi ricordo quanta ce ne dà, ma è buona. Le Great Baliste 2 sono buone perché sono due in più. Però energia quanto? Zero addirittura? Allora prendiamo la Advanced Mill. Zero di energia? Vediamo un po' così, vediamo anche quanto ci dà, che non me lo ricordo. Vediamo un po'. Un posto dove non dà noia a nessuno. Tanto posiamo. Possiamo mettere, qui c'è l'acqua, può servire. Qui ragazzi, essendoci tutto terreno arido, possiamo. Qui però ci va nel caso dei pescatori, qui ci voglio mettere un paio di case. No, mettiamola qui. Non possiamo. Qui. Ma qui però volendo ci si può mettere un'altra difesa. Qui ci andrebbero le cave del ferro. Mamma mia, c'ho tanto posto, però non c'ho il posto giusto. Qui ci va, no, qui nell'angolini no. Qui. Perfetto, vanno a porre, vado al posto giusto. Ok, forse non lo so se erano meglio due Great Baliste, perché per fare le baliste ci vuole, vediamo un po' dov'è. Ci vuole Wood 20, 500 gold, che non sono pochi, e vabbè, due di energia e due lavoratori, quindi le avrei avuto gratis, più che altro forse per i lavoratori. E poi vabbè, avrei risparmiato 1000 di oro. Però io l'avanzo di 1000 ancora non ce l'ho. Quindi ho fatto praticamente una struttura che per il momento non è sicuramente utile. Allora, io vorrei sapere se qua. Ma adesso che non ci sono zombie. Adesso sì, che non ci sono zombie nella zona.
Visto dal solito discorso, io direi di andare un attimino a vedere. Farei anche qualche cecchino in più. Che ha fatto? Posso upgradare? Non me li ha... No, perché non c'ho l'energia. Forse è per quello che non me li faceva prima. Vorrei fare qualche cecchino in più. Ma quanti ce n'è che rompo le balle? Scusate ragazzi, ma oggi sono raffreddato. Abbiate pazienza e pietà. Allora, questo gioco sembra banale perché vedendolo sembra il classico gioco, fai la struttura, tira sulle difese, difenditi, e invece qua ogni passo che fai deve essere ben studiato, ben ragionato, perché sennò ti sfondano, perché veramente questo gioco è veramente punitivo. Delle volte basta un piccolo errore, basta anche un semplice zombie che ti a me è capitato parecchie volte, un semplice zombie che ha sfondato in un punto dove io non vedevo, esempio magari qui nell'angolino, oppure qua io magari non lo vedo e non me ne accorgo, sfonda e comincia piano piano a infestare, perché poi quando uno zombie infesta una struttura tua escono altri zombie, e mi hanno è capitato che da uno zombie solo è riuscito a sfondarmi, me ne sono accorto quando è troppo tardi, ed è una cosa che a me questa incognita piace molto in realtà. Ma perché quando me le fai fuori, che poi dopo quando ci sono gli assalti attaccano sicuramente da qui? Poi l'intelligenza artificiale di questo gioco non è neanche tanto stupida. Io quasi quasi vorrei conquistare questo posto. Io vorrei conquistare questa striscia qua. Questa striscia qui, dove c'è un po' di verde, poter fare delle fattorie. Perché ho conquistato la zona nord, però è tutta completamente arida e può essere un problema. Perché volendo poi possiamo sfruttare anche questa porzione piccola di foresta, dato che io foreste non ne ho altre. Allora loro fanno un po' di pulizia laggiù. Quindi noi cosa ci manca? Qui abbiamo il massimo di ferro. Potremmo aumentare il deposito delle risorse, che non sarebbe affatto male. Ho accettato 50 di energia, ottimo. Ottimo, più di quello che pensavo. Cottage a moneta, perché tanto servono prima o poi. Questa è una torretta che praticamente serve a vedere a distanza. Però 300 di oro, aspetto di essere al massimo per fare queste cose qua, al massimo di oro. Io vorrei fare, se posso, vabbè, lo stone workshop 15 e 40 di wood e va fatto, perché così possiamo fare le mura di pietra. Però io vorrei fare il QR al momento, no, perché tanto siamo pieni. Vorrei fare il magazzino, eccolo qua, il warehouse, 8 lavoratori, 40 wood, quindi o facciamo il warehouse o facciamo quello per la struttura in pietra. Sono tutte e due utili, perché comunque stare con 50 di ferro, 50 di pietra è abbastanza limitante, perché cos'è? Poi 50 di legno che va via praticamente in 2 secondi. È quello che spara, è dentro un gruppetto, sì. Ce n'è veramente tanti, meglio. Che succede? Vabbè, niente di problematico. E me la fai un altro
Nell'angolino? No, e manca sempre l'angolino, ragazzi. Io non so come mai. In tutte le strutture mi manca l'angolino. Ok. Diamo sempre un'occhiata a giro. Vanno fatte anche le spike. Abbiamo 10. Pochi. Quindi facciamo... ne facciamo altri. Qui io voglio controllare una cosa prima di posizionarlo lì, perché potrebbe dare fastidio. Vediamo un po' dov'è. No. Sì, qua, 4 ti becca anche uno di ferro, buono. 5, quindi se lo dovessi usare lo posizionerei qua. Quindi la casa la possiamo anche mettere una qui. Qui voglio controllare un po', quando metto le strutture voglio controllare questa cosa qua, che è un po' una tecnica noiosa, però potrebbe essere buono. Perché qui non me la fa mettere, che non c'è niente? Qual è il problema? Questa va qua, questa è qui. Non capisco come mai. Vabbè, non me la fai mettere, mi manca qualcosa, no? Lo mettiamo allora. Vediamo qua se c'è altri posti in attesa. Io qui no, perché se poi ci vanno... Sì, sembra che ci sia tanto spazio, ma poi alla fine... Io non vorrei metterle attaccate qua, perché a parte ci vanno le strutture come queste, ma poi se dovessero sfondare, quando ti invadono i cottage invadono subito, cioè si moltiplicano subito. E poi mi dà tutto rosso. 7 di cibo, forse non basta il cibo. Facciamone un altro, vediamo un po'. Qua proprio non me lo vuol dare. Me ne davo uno, facciamolo qua. 34 di energia, già ne avevamo 50, già siamo calati parecchio, cala veramente tanto. Mi sta zona qui mi serve, perché poi non ho più né da mettere i pescatori e non ho più nemmeno da mettere le farm, perché sul terreno arido non ci vanno. Quindi l'unica è pulire un po' qua. Intanto si potrebbe legno, io potrei prendere da questa zona qua, chiudere qui, potrei anche chiudere qua, non sarebbe male, e qui la finiamo. Anzi, basta uno, due. Voi venite qui, pulite, senza farvi ammazzare. E noi qua ci facciamo anche più vicino, eh. È uno zombie. È lento. Allora, qua noi facciamo, io vorrei prendere tutto il verde più possibile. Qui, ma così vicino non la volevo fare, però. Units under attack. Uè. E se non stiamo attento a ogni singola cosa, succede sempre del casino. Yeah.
Dai, su, vabbè che sei da solo, ma... Oh no, questo corre, vai via, corre, no, no. Poi proseguite avanti qui. Mamma mia, quanti ce n'è? Morta quello che corre? Che è questa? Dove va? Dove vai? Di qua, perché fa il giro? Niente, fa il giro. Questa più che ammazzare li attrae dove non voglio. Vabbè. Oh, c'è la Gretta Ballista che mi sta dando una mano. Mi servirebbero altri soldati. Abbiamo 22 lavoratori. Forse con 22 possiamo fare tutte e due le strutture che ci servono. Possiamo fare il warehouse 8 e 15, 8, 23. Sì. 23 energia, 20 e energia 8, 28. 1000 di oro. Porca miseria. Allora. Facciamola qui perché ragazzi non ho... Sono enormi ste strutture. Perché quell'altro non me lo fa? Wood stone. Ok, wood stone manca. Dai, ha finito di cazzeggiare? E abbiamo un po' fatto un po' di pulizia generale. No, ragazzi, cioè delle volte sbagliano proprio. Ok, puoi anche stare lì, tanto mi servi lì. Quindi abbiamo detto questo lo allunghiamo. Mettiamo al posto di questo allora. E qui ci possiamo, qui ci servirebbe fino a qui per fare una cosa precisa. Però va bene, anche se non si espande di là non è che mi interessi. Ma fare una cosa così. E qui. Se si sbriga. E qui però non mi fa chiudere, ma allora... Ok. No, tutto, uno solo. Facciamo così. Attention. Building completed. Facciamo così. Tanto qui per sfondare questo che è singolo devono sfondare quello davanti. E poi ci manca il legno. In realtà se si poteva fare un passettino avanti, cioè qui, era meglio perché sfruttavo un altro po' di verde, però va bene. Andiamo un po'. Qui nel mezzo manca. Qui va proprio a filo. Ok, facciamone uno qua e continuiamo un po' di polizia qui.
Tanto che aspettiamo che le pietre, questa era che mancava di là la pietra. Sì, piano piano va su la pietra. Noi continuiamo con la nostra ristrutturazione qua, tiè. Ok. Building completed. Abbiamo 11 lavoratori, 26 di food e 26 di energia. Energia l'abbiamo quasi consumata, cioè quasi consumata tutta, già la metà. Avrei voluto. Allora, qua possiamo chiudere. A me mi servirebbe fino a qui se vogliamo prendere anche questo. Quindi qua mi servirebbe un'altra. Faccio questa che dà noia. Se ci sono zombie vicini non potete costruire. Questo che cos'è? Oro? Volendo. Volendo si potrebbe anche arrivare a prenderci l'oro, però bisogna espandersi troppo. Non... Dobbiamo stare attenti anche a quante ci espandiamo, perché se facciamo il posto più lungo della gamba, qui le maniere per fregarci sono tante. Quindi esplode, stone 40, lavoratori no, 8. Perché ma lo stone no? Quanto mi sta, cioè sono solo in un punto, sto facendo solamente qui. Ma questo fa il ferro. Chi è che fa lo stone? Solamente lui? Se ne faccio un altro perché va su veramente lento. 4 lavoratori. E 4 di energia. Se lo faccio qua, come lo volevo fare, 5 e 1. Fatto bene. Cioè, è messo bene qua. Abbiamo 7 lavoratori. Ok, ne serve evidentemente qui. Ok. Allora, intanto vediamo la warehouse. La warehouse... No. Ah no, forse è questo che aumenta la produzione. Ah, già è vero. L'avevo fatto l'incontrario. Allora, la warehouse va messo in un punto Attenzione, dove ci sono building più... completed. Diciamo produzioni possibili. Andrebbe messo qua in realtà, però io qua non ho spazio. O elimino qualcosa tipo lui, però poi la devo rifare e sono anche abbastanza costosi, quindi Attenzione, non so building poi se sia completed. tutta sta convenienza. Comunque qui non c'è tantissimo, ma qualcosina c'è. Ho fatto l'incontrario. Eh sì, ho fatto warehouse e quella da 8, quindi mi manca il worker da 15, facciamo così, 2 di food. Sì, era meglio di contare perché così intanto cominciavo un po' di ricerche e non era male. Qui, boh, se vogliamo prendere l'oro dobbiamo espanderci, però io va proprio a pelo a pelo. Vabbè, non era nel progetto. Anche se ora 2,95 per il momento va anche Attenzione, bene, building perché non completed sto. around.
cioè più che altro si utilizza per le ricerche di quelle che costano più di tutti. Io potrei anche fare una cosa così. Ad esempio, allora facciamo un po' una prova. Tanto è inutile che, mamma mia, viene una roba enorme, veramente enorme. Qui però se si fa praticamente la linea qui di mura, poi dopo qua non possiamo metterci niente che lo difende, quindi conviene fare un altro. Che più palle però. Poi di qua. È morto male. Oh. Ferma. 18 lavoratori, ok. Quindi poi qui andrebbe chiudere qua. Però tutta questa linea qua praticamente senza, perché qui comunque sono tutte linee difensive, ma comunque diciamo non sono così, cioè difendere tutta sta linea qua è secondo me una pesata. Allora a questo punto facciamo anche così. A questo punto prendiamo tutto lo spazio possibile. Perché qui no? Qual è il problema? Perché c'è sempre dei problemi? Quando devo fare qualcosa? C'è qualcuno che rompe le balle? Sì, c'è il zombietto. E se ci sono gli zombie troppo vicini? Facciamo quest'altra struttura, per favore. 20, ora manca l'energia. E noi se facciamo un altro mulino. Il mulino, no, adesso lì non è consigliabile. Buoni, ma perché addosso gli andate? Perché gli andate addosso? Ok, pausa, un attimino, pausa. Qui possiamo chiudere nuovamente. Forse questo non va qua. Aspetta un po', Ecco, fammi le cose con ordine perché poi fa casino. Ok. Quindi. No, ma non tutta. Oh, oh. Qua mettiamo due cancellette ancora. Un po', se viene bene. Manca questo pezzettino qua. Sì, quanti vorrete? Il problema, ragazzi, è che se per esempio arriva l'ordo adesso, noi non siamo pronti. 44esimo giorno, al 50esimo forse arriva.
14 lavoratori. Ne manca uno per fare quello che vogliamo fare. Food 8, ok. Allora, pescatore, pescatore, non ne possiamo fare più perché qui ne abbiamo già fatti due, qui non ce lo fa fare, di qua nemmeno, qui nell'angolino qui, di qua nemmeno. Dobbiamo fare una fattoria. La fattoria manca il wood, quindi dobbiamo aspettare il wood. Tutta una combinazione atta a rallentarti. Chi? Ah, cosa? Vediamo un po'. Comunque anche il legno va su troppo lentamente. Poi dobbiamo fare, dopo appena fatta questa struttura qua, dobbiamo fare una marea, ma veramente una marea di baliste. Allora, vediamo qua se c'ho un altro posticino, magari che mi è sfuggito qua. Quante volte? No, qui non possiamo perché è scoperto. Poi magari chiuderemo anche qui, ruberemo questo pezzettino qua. 38, addirittura qua 46. Sembra che il limite di questa forma qui è 50, è 60. Quindi qui abbiamo trovato 52, però in una posizione che non mi piace. 40, 40, 38, 56. Boh, 56 bellissimo. Facciamola qua allora. 56. Ok. Wood 5, mamma mia però. Dobbiamo fare anche un'altra sigaria. Non siamo messi molto bene, ragazzi, perché abbiamo pochissime truppe. Zero baliste in certe posizioni. O comunque veramente poche. E poi se lei mi dovrebbe fare un bel patrollo di quelli lunghi. In realtà. Anzi, fatelo voi. Mi fate un bel patrollo da qui a qui. C'è un... Ah, mi sembrava un ciccione. Ci sono anche i zombie. Ciccioni che sono duri da tirare giù. Allora, facciamo un bel cottage. Dovrebbe fare uno qua. Anche se non abbiamo già ancora difeso, però. Speriamo. E un po' di difese, io voglio andare a vedere Wood 20, questo Wood che sta rompendo veramente le balle. 4 lavoratori. Se faccio il Wood dopo mancano i lavoratori. Giorno 45, pensa che al 50esimo arriva l'oro, dai, mi sa che non ce la faccio a difendere. Purtroppo. Quindi direi di rimandarlo quello là e cominciare a fare delle baliste, perché sennò mi sa che ci fregano, no, alla grande di più. Questo possiamo levare dai maroni, grazie. Credo che arrivino al 50esimo. Anche perfetta. Purtroppo lo dobbiamo rimandare, ragazzi, che sta veramente tirando un po' troppo la corda.
Ferma, 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 e allora. Ferma. Sì, mi ridà un po' di legno, poco. Ok. Adesso lo fa così. Adesso lo metto un'altra doppio cancelletto qua. Perché ti imbrogli? Cambia. La vedo un po'. Sta prendendo una piega non buona, secondo me. Ok, ragazzi, controllate sempre che ci siano tutte le strutture doppie, cioè muro doppio. E qui però la struttura doppia non ci viene. È molto importante la struttura doppia. Dobbiamo ricordarci anche di lasciare lo spazio per la struttura doppia e anche per poi posizionare dietro le baliste e quant'altro. Se no poi dopo ci ritroviamo. Allora, questa fino a quel polo qua. E però voglio un pochino che si tocchino un po', perché così si aiutano l'una con l'altra. Quindi la mettiamo qua. E questa deve essere la zona più difesa di tutte, perché essendo così grande potrebbe essere anche, diciamo, abbastanza debole. Facciamo così. No, aspetta. Ok. Aspetta, non la volevo fare molto. Dov'è? C'è 7 lavoratori. Oh, e quanti? Che succede? Problemi? E poi ci sono anche queste specie di orde sporadiche che una volta mi hanno tirato giù proprio queste orde qua sporadiche. Non me l'aspettavo, perché era appena passata l'orda e l'avevo battuta anche con grande semplicità, quindi era abbastanza tranquillo. E non mi aspettavo sinceramente. Che mi attaccassero. Oh, che sta succedendo? Ragazzi, stop, 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 stop. Che ho fatto? Ne ho già tirato giù uno? O ne ho fatto uno solo? Vedi che non è proprio tutto facilmente controllabile. E qui ce ne vorrebbe due, però o dentro o fuori ci vuole. E non me lo fa. Ragazzi, quando uno ha fretta di fare le cose fa sempre un po' di casino. Allora, intanto aspettiamo. Facciamo qua un altro cancello. Se me lo fa fuori, che ci sono gli zombie, mi sono troppo vicino. Ok, ho già tirati giù tutti.
Quindi qui ce ne va almeno altre, sarebbe buono un'altra balista qua, un'altra balista qui e anche due di qua. Quindi 4. Ci vorrebbe 5, una balista qui, 6, una balista qui, 7, 8. E più 8 volendo, anche una decina. Perché io mi piacerebbe sempre, anche negli spazi stretti, mi piacerebbe sempre fare per esempio qua un'altra balista, qui un'altra balista, qui un'altra, qui due, qui due, qui mi piacerebbe farne tre, qui un'altra, quindi una marea. E però dire un'altra segheria va fatta perché mi sta rallentando troppo. Dato che finora non l'ho fatta perché qui da tutto 10-12. Finora non l'ho fatta perché non avevo lo spazio disponibile, quindi facciamola. Vorrei capire perché io qui praticamente mi conta un muro solo e non da due. Io invece ne vorrei due, che se io faccio così e poi faccio così, ah ecco, adesso da due qui, però non me lo fa. Bisogna fare un po' attenzione a come si mettono i muri, perché poi se lasci anche uno spazio solo libero, loro vanno a finire proprio in quello spazietto lì e ti fregano. Perché qua no? Ok, però qui non me lo fai, allora me lo fai qua sopra. Perché mi lasci questo, se qui non le capirò mai nella vita. 1, 2. Cosa c'è? Alberi? Non li avevo neanche visti alberi, ma... ok. Qui ci vorrebbe un altro di questi in basso. È molto molto utile. Che è successo? Oh cazzo, l'ho distrutto! No, ma... Beh, sono un coglione. Scusate, ma sono un coglione. Cioè, mi è scappato, non me ne sono neanche accorto che l'ho pigiato. Andrebbe messo qua. E questo andrebbe spostato. Dato che ho fatto il danno involontario. 8 worker, 6 di energia, 20 wood. Al limite ci rimetto l'oro. Però, tanto i lavoratori me li ridà. Quelli che li dà tutti, no? E ci rimetterò un po' di gold, lo stone e il wood, va bene. Io la faccio. Dato che ho sbagliato. Allora, warehouse. Facciamo più esterna possibile. Oh, ragazzi. Ok, adesso devo aspettare un attimino per il legno. E allora qui ci facciamo la... ce ne vorrebbe due, uno qui e uno su. Dirla tutta.
Comunque 34 di legno. Che non è che faccia proprio schifo. Quasi schifo. Perché qui non me la fai che... Vabbè, lui fa così. Allora qua mi ci mettiamo. Non sono pronto, ragazzi. Merda, non... Lo sapevo io. Sapevo che succedeva il dramma. Io non sono pronto, lo sapevo. 50... 49esimo, nemmeno 50. Mi devo segnare i giorni in cui arrivano. In quei giorni... Perché... Allora... Se prima me lo facevi fare questo... me lo fai anche dopo, no? Allora, dobbiamo chiudere alla svelta qua. Ma tipo subito. Purtroppo quando si mettono obliqui dà sempre dei problemi. Vabbè, a parte finito il legno adesso. Allora, soldati a me. Questa la vedo drammatica, spero che non mi sfondino perché non so, non ho le difese. E non ho manco soldati. Perché magari ora qualcuno sfornava se ci avevo sempre. Vediamo un po'. Lo posso fare? Wood, maledetto Wood. Ellen Wood è la mia condanna. Io spero che mi attacchino in un punto dove sono fortificato almeno un pochino. Soldati, con i soldati faccio abbastanza ridere, purtroppo. Wood, 22. Mancano quante ore? 15 ore. Dove lo facciamo? Facciamo in un posto arido. Qua mi servirebbe la zona libera per farcene un altro eventuale di questi qua. La potremmo fare qui, ma è molto rischioso perché se ci... Se, cioè, se decidono di entrare da qui o da qui, è finita. Possiamo mettere qua. E poi questo ci va. E non me lo dà ora. Ma cagare, volevo sapere se... Perché poi non voglio rispostarlo un'altra volta, eh. Fate giusto? Sì. Posso fare un'altra torretta al volo? Che mi lava le torrette, ma sono panicato. 20 wood. Voglio prima capire dove attaccano. Non voglio fare una torretta a caso. Io direi, pausa un attimo. Tutti i soldati si uniscano. Cecchini, tanto è inutile tenerli lì se al momento non attaccano lì tutti, perché siamo pochi. Io ci voglio tutti. Qui c'è nessuno a giro isolato che si è disperso, che magari poi dopo... No,
qua ce n'è uno. Riunitevi tutti, l'unione fa lo sforzo. Due ore, ok, 50° giorno, sì. Ne posso fare anche due, magari le faccio sul momento. Ma perché mi attaccate ora? Perché rompite le palle ora? Ma da dove passi te? Ma per... è perché non passano più di lì? Oddio, sono... Eccoli, porca... Lo sapevo. Io lo sapevo, lo sapevo. Che questi fanno gli stronzi, lo sapevo già. Era scritto nel destino. Posso fare un'altra? Allora, una qui. Questa protegge fino al D. Quindi se lei me ne fa un'altra. Sono subito qui poi ragazzi, subito ragazzi, subito lì sono andati a finire. Io non voglio che parci adesso. Ah, sono già qui, non li avevo neanche visti. Non li avevo neanche visti. Sfondano. Qualcuno li attiri da questa parte. Qualcuno li attiri via. Corri. Qualcuno li attiri via. Porca. Li attiri via. Venite via. Venite via. Venite via. Via 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 via. Via via che non è posto per voi. Via via via. Ragazzi, porca mignotta! They are attacking the colony defenses. My rifle is ready. Dai, che forse ce la facciamo. Defenses are being attacked. Attention. Building completed. Tirateli giù, tirateli giù. Tutti! Non stare lì come un coglione! Dai, che questi ritornano giù, li facciamo secchi. Guarda, 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 ce n'è un'altra. Questo corre pure. Una specie di arpia, boss. Qui, anche qui avevano sfondato, Bravo, bravo, crepaci, bravo. Bravo, complimenti. Siete dei geni, comunque. Anche io sono un genio, ma anche voi. Ripariamo. Una bellista è proprio andata, mi fa l'idea. L'ho proprio distrutta completamente, ottimo. Andiamo, l'abbiamo lisciata veramente alla grande. L'abbiamo lisciata veramente la grande. Ha avuto veramente paur. Allora. Infatti, come vi avevo detto io, no? Ho detto che era rischioso fare sto passaggio. Perché poi succede proprio questo.
E lui tutte le volte che me lo salta noi ci mettiamo le torrette. Meno male che siamo in realtà, diciamo, easy. Diciamo easy, perché di easy in questo gioco qui. Oh, ancora? Ma guarda questi come si accollano. Come si accollano. Sembrano castori, non sono zombie, sono castori. Sempre con sto legno, 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 legno. Ok ragazzi, adesso il prossimo obiettivo è trasformare tutto in pietra. Perché mi sa che dal prossimo attacco in poi il legno non basterà più. E baliste proprio a tutto regime. Allora, posiamo 16, 23, 16 di worker, 23 di energia, 66 di cibo. Che è successo? Li morte. Andiamo un po'. Allora, niente più, mai più senza baliste. Qui facciamo la balista perché mi avete veramente sanzionato i maroni. Se la faccio qua, sbaglio qua. E qui io ne farei un'altra qui. E poi ne farei un'altra. Ci vorrebbe un'altra qui bella. Un'altra qui, un'altra qui, un'altra qui, un'altra là. Un milione. Tutto più di un milione non ne posso fare. Perché mi piacerebbe che ognuna si difenda con l'altra. La facciamo sto... è un anno che voglio fare sta struttura qui. Lo stone workshop e non riesco a farlo. 20 di energia, 19 di energia e i lavoratori. Bene. Io le case le faccio molto malvolentieri vicino alle zone che va a rischio. Perché poi se te le conquistano sono casi amari. Allora, cecchino, un paio che sparano, me li butti qua. Allora, il cecchino, le torrette gliele facciamo perché merita. Buono. Però intanto se te riesci a salire qua e te riesci a salire qua, già facciamo qualcosa in più. Ora qui, ragazzi, ben difeso, non mi si venga a dire che non va bene, perché 20 laboratori, manca l'energia. Guardali che sudici. Dai, andate. Energia, pausa. Ricordatevi sempre la pausa, che ci scordiamo. La pausa. Aspettate che devo mettere in carica anche il tablet. Vai, no. Dicevamo, l'energia. 1000, la farm dell'energia. C'è a posto? Ma io qui assumo di costruire quant'orno, poi quando mi servirà del ferro, poi dopo non c'ho più spazio alla fine. Qui no, perché vabbè, tanto non passano più, perché penso ci sia questo fondamentalmente. Però non lo voglio andare, o sposto il cancello. A questo punto, ok,
perché no, no, sicuramente non lo rispacco un'altra volta. Ma perché non me lo fai? Dov'è? Qual è il problema di farlo lì? Perché c'è queste difficoltà? Perché uno sì e uno no? Mi spieghi? Troppi muri in quest'area. Allora ne facciamo così. Oh, vedi che quando vuoi sei anche intelligente. E qui vabbè, dai, lì anche se rimane così va bene. Ok, perché anche qui ci vuole un'altra torretta. Sempre pure che mi scappi qualcosa alla fine. Allora, dicevamo energia, giusto? Sì, perché poi porta a fare una cosa, mi distraggo, faccio un'altra e poi non la faccio più. Qui no, qui è troppo vicino, qua nel mezzo. No. Oh, ma qui. Cioè, come base, ragazzi, è grande, non è piccolo, eppure lo spazio non basta mai. Non va, vedi, adesso ci passo, non rompono più le balle, bene. Cecchini, mi servirebbero cecchini a go go. Facciamo un altro cottage, tanto a spregio. Tanto per gradire. Questo se lo spostavo magari un pelino più giù, veniva attaccato. 7 di energia, 31 di food. Food con questa qui l'abbiamo risolta bene. Qui fate qualcosa. Vai. Attention. Building completed. Qui la gente arriva. Cosa sta facendo? Arrivano? Ce la fanno? Beh, vediamo. Allora, l'oro. Mamma mia, l'oro. Non me ne ero accorto. Aiuto. Siamo nella merla, signori e signore. Siamo nella merla perché se manca l'oro manca tutto. Poi abbiamo 306 di oro. Abbiamo aumentato grazie molto probabilmente a lui. Ok, qui in alto non ne possiamo più fare perché l'abbiamo occupato. Perché non ci pensavo più. Poi il problema è che non so nemmeno più dove espandermi perché... Oh, calma. Prendete prima quelli che corrono, grazie. E sono pericolosi. E no, avevo più soldati. Anche se qualcosa mi era morto, però... Ma qui non me li fanno. Ma come non riuscite? Cioè, o passate di... Ma ve lo devo dire io, ragazzi, ma siamo a questi livelli. Ma siamo messi malino, eh. Intelligenza artificiale è meno un milione. Ok, siamo già a 1.600 di oro, ok. Ce la facciamo, che da quando ho cominciato sto gameplay che io voglio fare questa live, che io voglio fare questo benedetto Stone Workshop. Oh, 20 anni.
Io lo vorrei fare qua. Qui è la zona più difesa di tutte. È anche la zona, diciamo, principale che verrà attaccata. Però è anche quella più difesa di tutti. Quindi io direi che qui si potrebbe anche mettere. Allora, se io lo metto qua, non dà noia se poi ci metto un pescatore 31 di cibo. Giusto? Non facciamo cavolate che poi non, questa non la rifaccio, eh. Non inventiamo. Guarda, mettiamolo qua. Tiè. Mamma mia, che è grossa. Vai, ma quanti ce n'è qua? Qui si potrebbe chiudere per prenderci un po' di spazio, però il problema è che qui, tranne questo pezzettino qua, poi è tutto arido, non c'è grandi cose. Comunque la pietra, vabbè, la pietra l'abbiamo consumata adesso praticamente. Ci serve un po' più di oro. La legna va bene, adesso con 38. 9 solamente di pietra, cioè di ferro. Uè, quanti corrono qua? Troppi. Corrono in troppi. Anche gli zombie, mano a mano che aumentano i giorni, si evolvono, perché ci sono gli zombie, quelli ciccioni che sono un casino a tirar giù. Ci sono quelli che sputano da lontano, come se fossero i nostri arcieri praticamente. E poi sono quelli che corrono, e poi altri che corrono però ancora più potenziati. E poi vedremo se ci sono anche qualcosa, perché diciamo che sono arrivato fino sotto il centesimo giorno, sono arrivato. E la Madonna, però, troppi, eh. Troppi, eh. Aia, ma te la dà una testata? Da quando è qua gli zombie ti danno le testate? Qui sarebbe buono chiudere, però non c'ho tutta sta convenienza. Che è? Andiamo da solo, no? Allora, sono rimasti 5 lavoratori. Questo viene da fuori subito, le mura di pietra. Questa è lo Shocking Tower, che è ottima perché è una torretta, è molto più potente della balista. Io mi auguro che posso fare l'upgrade delle baliste, perché altrimenti sono rovinato. Però facciamo vedere tutte le mura, che sono essenziali. Poi 17 di energia, 31 di cibo, siamo a postissimo. Ci mancano un po' di lavoratori. Potrei aumentare la produzione, ma non. Io poi avrò bisogno, io direi. Se legno, la cosa secondo me ottima adesso da fare sarebbe farci un'altra warehouse e metterla dove non posso più metterla adesso, dove avevo preventivato di metterla, e poi non ci ho più pensato. Vabbè. Io voglio vedere qua se c'è una maniera di chiuderci. Addirittura. Perché non ci arriva? Sì, che ci arriva. Io vorrei comunque fare le nuove The Shocking Tower. Ma perché questi attacchi gratuiti? Bello, quanti ne ha tirati giù? Oh,
Questi stanno intensificando molto gli attacchi, eh. Non è... Poi qui avevo già pulito, sono ritornati. Cinquantesimo giorno. Qui sarebbe un territorio buono, però è già un po' troppo lontano per i miei gusti. Qui sono arrivati loro. Due cicchini sono già lì. Io cerco di... Perché in realtà non è detto che loro attacchino sempre qua. Diciamo, è più probabile perché quella, diciamo, un pochino... Forse... Non dico più difficile da difendere perché ci ho messo un sacco di torri, però è quella un po' più estesa. Quindi forse sono un po' più portati ad attaccare sempre quel posto lì, però non è detto. Quindi lasciare i cecchini nelle torrette va bene perché danno una mano in caso di un attacco un pochino più pesante alle baliste, magari che non siano orde, perché delle volte arrivano degli attacchi più pesi che delle orde. Però anche lasciare cecchini così a giro che non fanno niente non mi sembra una gran bella cosa, anche se alla fine più soldati abbiamo più tranquilli stiamo. Ma perché tutta questa gente che corre adesso? Che novità. Potremmo anche chiudere così, però guadagnare un po' di spazio non sarebbe malaccio. Come vedete siamo al 57esimo giorno e di mappa ne abbiamo veramente veramente, diciamo, scoperta poco. Può essere anche un errore, però io cerco di muovermi quando ho bisogno, non cerco di... anche perché soldati ne ho pochi. Cerco più che altro di concentrarmi su mura e difese. Anche se l'ultimo attacco tra un po' ci siamo rimasti secchi. Qui ha fatto? Perché non ha fatto? Non glielo avevo già detto? Di farlo? Questa gente che corre, mania di correre. Noi potremmo benissimo chiudere qua. Potremmo chiudere qui. Sì, chiudere qui e chiudere qua. Per fare una cosa non troppo estesa. O altrimenti chiudere questi due lati. Però comunque. Uno, due, tre e quattro. È morto una di mia? E comunque non è che guadagniamo molto terreno, perché chiudendo qua non guadagniamo quasi niente, chiudendo qui guadagniamo un pochino di verde, bosco non ce n'è, chiudendo qua guadagniamo un po' di terra arida e basta. Quindi non so, di qua anche qui è tutto arido. Non so sinceramente quale sia l'opzione migliore. Che ha fatto? Allora, subito le Tesla, le Shocking Tower. Adesso noi possiamo fare i muri di... e i cancelli anche di pietra. Se sto un 150 di oro.
e stone 3 e 20 di oro il singolo, eh. Quindi già per fare tutta questa, tipo, se noi selezioniamo questo, ah, a testa, quindi 7, 14, 21 di stone, che non sarebbe un problema, ma 140 di oro, che può essere un, cioè, diciamo che non è tantissimo, ma neanche pochissimo. Dato che ne guadagna solamente 202, insomma. Barista, se potessi dare un contributo alla causa, non credo male, grazie. Entrate, tutti biondi sono diventati, quando si pensano diventano tutti biondi tipo Saiyan. Ecco ragazzi, questa è diventata tutta di pietra ed è molto più resistente. Con la pietra diciamo già siamo abbastanza tranquilli. Comunque adesso pietra ce ne vorrà un po' di più che di 9, quindi converrebbe, giusto perché va di pietra, converrebbe farne un'altra di Querry. Oh no, qui non ce la dà perché c'è già lui. Qui ce ne dà 5, ci avrebbe dato 5, 2, no, 2 no, ma che ci dà 5, che c'è un filino che non si vede nemmeno. 3, 4, 4, 4, 80, no, è gold questo? Oh la madosca, già è vero. Allora, aspettate un po', 80, io non pensavo adesso 80, una roba del genere. Poi non ci ho pensato nemmeno in più al gold, io sinceramente, anche se in realtà ne ho bisogno, facciamo uno qua. E allora a questo punto, e guadagniamo quanto? 4, quindi da 9 a 13, e guardiamo quanto c'è da arrivare là. E poi ne facciamo un altro, dov'è? Perché ce l'ho già, perché sono uscito 80, ma io godo come un, posizione bruttissima, però dai, ci rimangono 5 coloni e 3 di energia. Quindi, e lui può anche ricercare l'avanzo di Mir, oltretutto. Quindi va bene ragazzi, direi di fare una cosa. Al momento io mi fermo qua, ho fatto un'oretta e mezza, poi vediamo se stasera facciamo un'altra oretta, perché in realtà a me piacerebbe fare dalle 5 del pomeriggio, poi mi piacerebbe fare anche le 9. Cioè, sto un po' sperimentando, dato che il canale su Twitch è nuovo, sto cercando di sperimentare un pochino gli orari. E a me, ecco, magari alle 5 mi torna benissimo. La sera, diciamo, delle volte sono stanco, sinceramente non ho grande voglia di fare la live la sera. E poi vediamo anche l'afflusso di gente che c'è la sera, perché se la sera vedo che perché anch'io non devo un po' testare le cose, perché in realtà vedo parecchi canali attivi la sera, però magari streamer che magari streamano da anni e quindi ha abituato un certo, diciamo, una certa categoria di persone a fare le live di sera, e quindi magari ha già avviato un certo tipo di ingranaggio. Io purtroppo sto ancora un po' sperimentando, però a me ideologicamente piacerebbe fare live alle 5 e alle 9, che magari alle 5 e sarebbe carino fare tipo alle 5 un paio d'orette, 1 o 2 ore, dipende un po', e la sera un'oretta, però vediamo un po'. Comunque le 5 quello sempre ragazzi, perché è un orario che a me torna molto bene. E
E vediamo un po' se stasera porto qualcosa. Infatti, per il momento l'orario delle 9 non l'ho ancora messo sul calendario che trovate sulla pagina di Twitch in basso, perché c'è qualche orario alle 9, spostato alle 9 perché magari alle 5 ero impegnato, quindi l'avevo spostato alle 9, però non è un orario fisso, perché al momento sto un po' sperimentando, mentre quello delle 5 è un orario fisso. Quindi ragazzi, io direi al momento concludo qua. La prossima volta rinforziamo tutto con la pietra, faremo il Shocking Tower e io mi spero che si possano upgradare da qui le Shocking Tower, se no, vedrò cosa fare, perché qui ne ho messo un bel po'. Ne vanno aggiunte perché in alternativa ho anche una. Va bene, una balista e una Shocking Tower va bene, però qui allora dovrei eliminarne almeno una, magari metterne un'altra qui. Sì, però almeno una qui va eliminata, quindi potrei aggiungere una qua, una qua, una qui, aggiungerne una qui. Ce ne vogliono un sacco, un sacco, un sacco, veramente un sacco. E non so quanto, anzi, facciamo una cosa, voglio vedere un attimino quanto mi costano. Poi va messo una qua, qualcosina anche qui. Perché ragazzi, dobbiamo anche calcolare che se mi sfondano tipo questa zona qua, dobbiamo avere questa zona qui. Ah, qui poi il cancello è fatto a bestia, oltretutto. Oltretutto, perché poi, capito? Sembra una cavolata, però se mettete il cancello storto poi non vi ci passano. E quando capita un'emergenza, poi dopo magari vanno a fare il giro lungo e non vi fanno quello che devono fare. E magari per una cavolata del genere vi fregate, perché qui basta una semplice cavolata. Poi dobbiamo fare altri soldati perché sono veramente pochi. Intanto li riunisco. Voglio che si sbrighi questo, voglio vedere quanto costa. Ok, adesso guadagniamo. Niente, ancora niente. Qui tagli altri 9. Cancelli, importantissimi. Sì. Che poi in realtà i cancelli noto che li attaccano sempre per ultimo, vanno sempre sulle palizzate di zombie. Quindi alla fine, perché questo no, non me lo prendi? Ok, allora, vediamo un po' quanto costano. Dov'è? Perché ho difficoltà sempre a trovare le robe, come al solito? 30 di energia l'uno. Porca miseria. 600 di gold. Che con questa, diciamo, cava qui non è più un problema. Me lo auguro. 30 di stone. E di stone 3,70. Non dovrebbe essere un problema, me lo auguro. Però 30 di energia è veramente tanto. Bisogna fare l'advance di 1000. Immediatamente anche il power plant, allora potrebbe essere off energy generation steam, però vuole del combustibile. Vuole il petrolio, la banca per guadagnare più soldi, la fonderia. Complessi, building ed unità. Ok, anche questo è utilissimo. Praticamente è un'altra struttura che possiamo ricercare altre cose ancora. La banca si fanno vicino ai cottage e serve per praticamente ricevere più oro. Power plant, però power plant, se serve combustibile, penso che il combustibile si riferisca al petrolio. Astronauts.
Ah, la Stone House è invece la diciamo la Ah, mi viene in mente la parola, sarò pirla. I cottage ancora più upgradati. E la Power Plant servirebbe, però come faccio a fare il coso? Vabbè ragazzi, vediamo la prossima volta, dai, perché magari ora ho preso un attimino dalla... Voglio ragionarci bene. Comunque adesso non siamo messi malissimo. Bisogna darci da fare per fare questa benedetta torretta che ci salverà la vita, secondo me. Però non possiamo andare avanti con le 1000 normali a 30 di energia a botta, perché sennò bisogna fare ogni torretta bisogna fare una 1000. Se va. Non se va, non se va. E poi si scende di ore e quattro lavoratori. Casino. Quindi ragazzi, bisogna prima studiarci praticamente tutto, questi, la power plant, tutto c'è da studiarsi per agevolarci, perché come siamo messi adesso, scusate, la carosse, per come siamo messi adesso l'unica cosa che possiamo fare è rafforzare tutto in pietra, che va bene, però per il prossimo, la prossima ondata bisogna, tutto pronto non ce l'avremo. Perché poi ci manca l'oro, ferro, siamo al massimo, legno, bisogna trovare un'altra foresta per fare un po' di legno, perché adesso qui è tutta piena, bisognerebbe andare a prenderci questa, chiudere qua e chiudere eventualmente qui. E poi magari potremmo anche, se noi chiudiamo qua, sì, qua chiudiamo qui perché c'è questo, però. Ragazzi, non è semplice, non è semplice, bisogna studiarci bene come muoverci, perché qui come sbagliamo un passo è finita. Già questo abbiamo rischiato veramente, ma veramente tanto. E poi la cosa brutta di questo gioco è che ci vogliono veramente un bel po' di ore per arrivare a, mi sembra che ho messo 150 giorni, e perdere specialmente all'ultimo è una cosa veramente brutta, perché poi devi ricominciare da capo e quindi ti tiene un po' in tensione. E quindi vabbè, niente, io concludo la live, ragazzi, e come vi ho detto, poi tutti i giorni alle 5, poi vedrò se farà qualcosa la sera alle 9, 9 e mezzo. E vi ricordo di iscrivervi su YouTube se non siete iscritti, anche perché su YouTube ci sono altri 250 video che potete benissimo vedere. Se siete iscritti su YouTube vi consiglio di iscrivervi su Twitch per vedervi live. E io comunque ragazzi vi ringrazio per la compagnia e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!